magia dello scoglio. Buongiorno e ben ritrovati, ragazzi. L'anno scorso vi avevo lasciato con il primo video di Troll in Bollentino. Dall'anno scorso a quest'anno ci sono state delle modifiche, ho rivisto un po' il terminale, ma soprattutto pescheremo con un'attrezzatura diversa, forse un'attrezzatura più indicata a questa tipologia di pesca. Pescheremo con dei calamari, dei C4, interi e in alcuni casi anche fatti a striscioline. Però il nostro obiettivo è di pescare con l'esca morta, questa sorta di fusione fra queste due tecniche che sono la traina e il bollentino, chiamata da me Troll in Bollentino, per questo nuovo secondo episodio. Ragazzi, andiamo a pescare! Terminale praticamente è una riproduzione identica al terminale da traina. Come potete vedere ho inserito il trainante fermandolo con un tubicino di silicone e facendoci una legatura e con una gocciolina di colla, in modo e maniera che lo possiamo far scorrere, però è abbastanza duro, non è molto morbido, e possiamo andare a fare l'innesco del totanino intero come se si pescasse a traina. Ora abbiamo avuto uno strike un po' più serio, abbiamo trovato lo scoglio giusto, la magia dello scoglio. Ragazzi, la sensibilità della marlette è impressionante, una canna con una schiena pazzesca, adattissima anche per il bollentino sui relitti, il bollentino un pochino più di profondità anche. Però con un vettino molto morbido che ci dà la possibilità di vedere la mangiata del pesce. Infatti questo pesce ci aveva già scippato un calamaro prima. Magari non è il solito pesce, però comunque avevamo sentito una mangiata in precedenza. Al secondo passaggio c'è stato lo strike. Guarda che tanusa! Guadino di casa Heracles, Heracles distribuita da Colmic, guadino gommato che non rovina né il pesce e comunque ci evita anche di rimanere praticamente agganciati con gli ami, perché non va a... vedi, eravamo rimasti agganciati, l'ho tolta subito immediatamente. Stamani abbiamo Troll in Bollentino, abbiamo trovato queste talute bellissime, un guadino che potete riporre comodamente nel gavone, occupa pochissimo spazio e con un semplicissimo clip si allunga e si accorcia ed è pronto. Comunque è già due volte che si vede nello stesso verso la mangiata. Si fa per in su nulla, si fa andare giù, ci hanno dato. Quindi si va a fare una bella derrapata laggiù di un trosterzo e si torna giù. Sono l'antibiotici. E va, poi chiamate l'antibiotico. No! Io li metti picchio!
mano. Guarda la Marlet, guarda la Marlet come lavora! Guarda la Marlet come lavora! Ragazzi, c'ho un operatore che mi dice anche di cambiare lato per via della luce. Numero uno. Il numero uno ce l'ho io! Il piquel! Tanto col nostro guadino siamo tranquilli e non rimaniamo attaccati. Addirittura guarda, si è slamata anche da sola. Con la Marlet, mamma mia, il troll in bollentino con la Marlet. E guarda come viene via il pesce con questo guadino. Non si attaccano, non si attaccano le spine, non si attaccano gli ami. E guarda quest'anno che tanute si sono trovati. Guarda che pesci si sono trovati. Quando le condizioni ce lo permettono, lo scarroccio per il troll in bollentino è micidiale, perché il sistema e la costruzione di tutta la struttura pescante del troll in bollentino è una cosa particolare. Il bracciolo che tiene il piombo è agganciato a questa rolling swivel che praticamente scorre in... Io ho montato 4-5 metri di fluorine. Scorre su questo fluorine e in scarroccio io non faccio altro che spesso appoggiare il piombo sul fondo e lascio come un binario dove all'interno la struttura pescante mi scorre. Quindi sulla mangiata del pesce, il pesce non sentirà l'attrito del piombo. Via, riproviamo. Si fa l'ultima calata in questo posto e poi si cambia.
ragazzi, la nostra giornata di pesca finisce qua. Abbiamo provato fino all'ultimo a vedere se prendevamo un pesce diverso e purtroppo abbiamo slamato un bel pesce. Molto probabilmente era un dentice, perché noi usando nel trolling bollentino ami di dimensioni non troppo abbondanti, a volte il pesce slamato può capitare. Io ho pescato oggi con la nuova nata di casa Colmich, la Marlet. La Marlet viene prodotta in quattro misure: 2,10 m, 2,40 m, 2,70 m e 3 m. È una canna in due pezzi a innesti, con una schiena pazzesca, veramente capace di far fronte alle prede anche più incavolate, ottima per la pesca sul relitto. Io l'ho utilizzata nel trolling bollentino e la puoi usare bollentino con il vivo, insomma una canna veramente eccezionale, con un vettino di una morbidezza incredibile che permette di vedere anche la mangiata del pesce più timido, del pesce più piccolo, in maniera veramente eccezionale. Abbiamo montato il Catamon, un mulinellino veramente fluido che ha fatto il suo dovere alla grande. Catamon è stato imbobinato con il Whipper, un 25 libre colore arancio, un 8 capi. Abbiamo usato il, come fluorine, lo spray leader, lo 0,45, come terminale il Seacol. Siamo partiti con lo 0,37 stamani mattina e poi, per vedere di incentivare le mangiate del pesce in serata, che poi hanno anche smesso di mangiare, abbiamo calato allo 0,33. Guarda che pesce, belle! Che pesce! Belle tangute queste! Mamma mia, che pesce! Stasera si mangia bene! Allora io ci metto il pesce, se ci metti il vino, sarà meglio che tu accompagni la bottiglia di vino. Guarda bellina, guarda bellina. Bella, guarda bella lei, Blood. Questa me la mangio io. Poi, più piccina. Vai. Guarda un po', che borsina. Le nostre borsine Varano in PVC della Colmich. Questo io l'ho usato anche come ancora galleggiante, ci metti le pasture, ci metti il vivo. Vediamo un po'. Ragazzi, ancora un saluto, ciao a tutti.